magari si è andata a abbassare, quindi bisogna mantenere a curva dell'attenzione sempre alta, no? Non deve essere mai un invento, deve essere un invento di camera, però non asintota ad altre altissime, ma molto alta, bella alta. Io vi ricordo che fra poco è Pasqua, lo sapete, no? E a Pasqua si mangia il ciò? Il ciocco? E che contiene il cioccolato? Contiene, pensate, la feniletammina, una cosa bellissima, la stessa sostanza, segnatevi questa cosa, rilasciata dal cervello quando siamo innamorati. Quindi mangiate cioccolata più non posso, perché vi innamorerete sempre di più. Ok, questa non è una barzelletta, ma è un fatto scientifico vero. Il cioccolato contiene feniletammina, la stessa sostanza rilasciata dal cervello quando siamo innamorati. Quindi, perché innamorarsi? No, ci innamoriamo, ma mangiamo anche il cioccolato per essere più che mai focosi e tempestosi. Quindi questo me l'ero scritto proprio, dico, chissà se lo posso dire, me l'ero messo di riserva. Poi vi volevo ricordare due cose importanti che ho trovato, ho scoperto nelle mie cosine, ecco il cioccolato che mi dà, però vi posso dire una cosa, a me che prendo il gastroprotettore, la cardioaspirina, poi prendo il beta bloccante, il calcio antagonista, il nitro derivato, ormai vi posso dire la pace dei sensi è terminata, la mia mogliettina lo sa ormai da 30 anni, quindi automaticamente è terminata. Dicevo, cosa ho scoperto? Prima di venire qui ho fatto una ricerca e ho trovato, pensa Adriana, il tempo, giornale Il Tempo, del mercoledì 4 dicembre 2002. Orientativamente da pochissimo si era inaugurata la scuola, o sbaglio? Quindi da pochissimo. Quando tenni, ecco qui, questo è Il Tempo, che uscì questo grossissimo articolo, l'ho riscoperto, al Chris Cappell College, convegno con il professor Iaria sui rischi da esposizione alle onde elettromagnetiche. E proprio questo, in cui fu molto interessante, perché con i cellulari parlammo diciamo dell'interazione dei cellulari, mi ricordo che dissi ai maschietti di non tenere mai il cellulare in tasca, il motivo è perché le microonde rilasciavano un calore molto profondo in profondità, però che i recettori non recepivano, ma che a lungo andare potevano dare delle patologie croniche, come la zoospermia. Allora ci fu un movimento in sala, tutti che toglievano i cellulari dalle tasche, le ragazzine che guardavano i marchetti, tu dove ce l'hai? Io ce l'ho qua, io ce l'ho qui. Allora per confonderli ho detto a voi femminucce, non siete di meno, non mettete mai il cellulare vicino all'aureola mammaria, perché lì è una circonferenza isoterma, e quindi può creare poi delle delta T, famose variazioni piccolissime di temperatura, e quindi tutti quanti a toccarsi, dove ce l'ho io qua, un movimento diciamo veramente elettronico, bellissimo, questo l'ho conservato e l'ho portato. E poi ho portato quest'altro del 2005, quando ci fu il tsunami, in cui terminava col dire, attenti ragazzi che gli esami di maturità si avvicinano. E io dissi un tema previsto per la maturità, e il tema fu, ecco l'ho scritto, sono andato a trovarlo su Google, catastrofe naturali, la scienza dell'uomo di fronte all'imponderabile della natura. Siccome terminai con una frase di Leopardi che diceva «O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti prima?» mi ricordo, allora quando uscì questa cosa poi mi chiamò Adriana e mi disse «Ma sai, Tonino, sai quel discorso che tu hai fatto per caso quando hai fatto la lezione sul tsunami, poi si è verificato». Allora, ieri sera dico, ma sai che ti dico, ma secondo me quale potrebbe essere questa prima traccia? Avevo pensato all'immigrazione in primo tempo. Ho detto, ma sai che ti dico, si parla tanto di Umberto Eco, via di seguito, secondo me sulla narrativa, sulla narrazione, su quello che Umberto Eco diceva. E mi sono segnato una frase di Umberto Eco, bellissima. Voi avete la fortuna di avere una biblioteca multimediale bellissima, avete una bellissima biblioteca. Che diceva, fra le tante frasi, le citazioni più belle di Umberto Eco? Ce n'era una che mi è rimasta impresso. Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita.
la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni, perché chi legge c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità all'indietro. Quindi è vero, come dice Eraclito, tutto scorre, noi che siamo greci, pantarei, perché rei, perché siccome c'è il plurale, il verbo è al singolare, voi siete bravi, ma è inutile che ve lo spiego, sapete tutto voi, no? Pantarei, quel dativo è bello, pasi, sembra come se dice umma, ma no, sembra come se fosse una cosa, che uno dice umma, invece in realtà parla in greco, pasi, è bello, no? Oppure quando all'inizio, quando uno faceva il latino ed era emozionato, quinto ginnasio, quique quod, cuius, cui, quem, quam, quod, qua, no? Mi ripeta, qui non ho capito, che cos'è, qui pro quo, no, qui pro quo è un'altra cosa, qua, beh, benissimo, te lo ammetto, poi c'era il plurale bellissimo, voi ricordate il plurale, qui, quorum, quibus, guarda caso che il dativo era sempre uguale, quibuscum, bello quel quibuscum, l'avete mai visto quel quibuscum in qualche versione? Poi ci mette il cum dopo, no? Quibuscum, ma che sarà mai? È cum quibus, con loro, no? Questo modo di, questa possibilità di poter essere così bravi e di poter spaziare con il latino e col greco a piacimento, nel senso che uno dice, ma sai che ti dico? Io sta versione faccio come le proposizioni finali, tutti fanno ut e il congiuntivo, giusto? A me non mi piace, faccio causa e grazia e il genitivo, giusto? E a me non mi piace, allora uso il supino attivo, si può usare pure il supino, giusto? Oppure, ma voglia, oppure ne invento una io, e però apro una parentesi e ci metto il mio cognome, così la professoressa... Scusi, che vuol dire? No, questa è una licenza poetica latina che mi sono permesso, perché nessuno mai, come quel ragazzo ieri sera, no? All'Accademia, hanno detto in televisione, quel ragazzo ieri sera che ha scoperto quella frase, non ricordo adesso. Come? Petaloso, io non avevo ben capito, ho capito peloso. Ho detto no, ma peloso già esiste, ho detto a mia moglie, no, petaloso, l'hanno premiato, diciamo guarda un pochettino, petaloso non esiste, aggiungiamolo nel bambino prodigio che ho fatto petaloso. Allora uno se ci pensa in realtà no, ma perché non studiare il latino e il greco per divertirsi? Cioè per divertirsi, inventare nuove cose, io mi piace dire così, ad è il gerundivo, la finale no, ad magnandum. Chi dice che vuol dire? Per mangiare, l'ho inventata io. Ditemi dove sbaglio. Addolo mio. Il verbo magno, magnes, magnavi, magnatum, magnare. Perché non può esistere. Non esiste per te, non esiste per lui. Da oggi in poi esiste. E ad magnandum è così. Causa magnandi. Ut è il congiuntivo. Non parliamo delle consecutive. Ita ut. Mamma mia, ita ut era bellissimo. Ita ut, era una cosa bellissima. Ma poi quando uno si fissava, no? Sulla versione non capiva niente, a un certo punto finiva al quarto ginnasio. Meno male, finivano tutte uguali. O logos dello iote. Padre, figlio, Spirito Santo, la favola dimostra che. Quella la sapevamo tutti perché si ripeteva sempre. In tutte le favoline si ripeteva alla fine la favola dimostra che il lupo cambia il pel ma non il vizio. Allora, qui sarà molto breve. Non ho un microfono però qui. Sì, portatelo dietro. Allora, fortunato che poi veniva anche un filmato di... Ho scelto il filmato di 3 minuti, dopo. Allora, vedete? Abbonati ora. Che dice? Perché io non mi abbono. Allora,
avevo detto di togliere la mia immagine, invece qui ancora c'è, tolto, ma cari per chi si aspetta, di mettere la mia immagine invece è rimasta, perché sono tutti e tre in realtà miei amici. Due sono colleghi, no? Ufficiale dell'aeronautica, capitano ingegnere Samantha Cristoforetti, viva le donne, bravissima, intelligentissima, non dico super sex, però insomma dai, non posso dire BBB, il famoso trio, che come sei, sei BBB, cioè brava, bella, e non lo posso dire, c'è mia moglie, no, dillo, buona, perché dire no. Tu hai le 3B, voi che vi interfacciate con i cellulari, e TVB, TVTB, TVTTTTTTTB, bellissimo, messaggi e messaggini sono una cosa, è la scoperta più bella che c'è, gente che addirittura non so come fa, carissimo Franco, credimi, non so come fa, c'è gente che praticamente parla e manda messaggi. Una cosa pazzesca, sono bravissimo. E quindi come vedete c'è la nostra Samantha, c'è il fisico Umberto Guidoni e c'è il colonnello Piotta. E vi ricordo che Samantha è praticamente pilota di caccia, ma non di caccia di posto, monoposto, lei solo, quindi praticamente caccia la ricognizione della linea MX, che è un aereo praticamente di cooperazione italo-brasiliana. Sono tutte cose che sapete, voi siete fanno, è inutile dire, sistema solare, la conquista dello spazio, le leggi di Keplero, alcuni protagonisti, vedete, le due teorie, diciamo, quelle che più ricordiamo, la teoria copernicana, che poi avete fatto il greco, no? Quindi, siamo fortunati, eliocentrico, al centro c'è il sole, del sistema, oppure quello di Galileo, oppure quella copernicana, scusatemi, che è praticamente l'opposto, cioè la Tolemaica che è geocentrica, centro della Terra, e quella copernicana eliocentrica. E poi abbiamo un po' accesso allo spazio a partire dal sovietico che pubblicò questo bellissimo libro dell'esplorazione dello spazio cosmico. E poi qui potrebbe intervenire il nostro caro amico, il professor Teofilatto, che non vedo. Ah, ecco qui. Paolo, qui potete intervenire un attimo, ti dispiace? Un secondo solo per parlare un attimino del grande generale Broglio, Luigi Broglio, che merita, diciamo, una menzione per quanto riguarda tutto quello che ha fatto, che ha dato, e anche la scuola di ingegneria. Volentieri, Broglio era un grandissimo esperto di aeronautica e negli anni 60 decise di passare allo spazio. Tant'è vero che lo prendevano in giro i suoi colleghi americani, dice ecco l'uomo dello spazio, ma che fai? Ti ricicli su un'altra cosa. E lui ebbe una tale determinazione, una tale volontà, che in 5 anni riuscì a realizzare cose straordinarie. Il primo satellite italiano, San Marco 1, fu anche il satellite per il quale l'Italia, voi forse non lo sapete, è la terza nazione al mondo ad aver messo in orbita un satellite. Hanno cominciato i russi, no? Con lo Sputnik, e poi pochi mesi dopo gli americani con l'Explorer, e noi siamo stati, dopo un paio d'anni, la terza nazione al mondo. Ha creato una stazione di lancio a Malindi attraverso una piattaforma marina, un'altra idea straordinaria che è stata copiata 30 anni dopo, per cui la scuola, addirittura, pensate, un istituto universitario, ha gestito per più di 30 anni una stazione di lancio, una cosa eccezionale. Quindi è stato un uomo incredibile, è stato preside della scuola per tanti anni ed è una specie di nonno sicuramente che noi sentiamo, del quale sentiamo la grande eredità
forse troppo pesante anche per noi, però sicuramente è una persona alla quale siamo molto affezionati e che verrà celebrata il prossimo 22 ottobre, perché la scuola farà 90 anni. Noi abbiamo 90 anni che verranno celebrati il 22 ottobre, invito tutti quanti, anche gli studenti, mi farebbe molto piacere, poi ci mettiamo d'accordo, e naturalmente faremo una prima parte, diciamo così, istituzionale, quindi verranno il rettore, ci auguriamo il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, sicuramente l'industria, eccetera, e poi faremo una parte tecnica dove ricorderemo i lavori, cioè i più grandi lavori scientifici dei nostri padri, e naturalmente Broglio ci avrà una parte importantissima, insomma, di protagonista. Grazie Paolo, grazie della tua. Grazie. Quindi qui vedete il sistema solare, costituito quindi da tutti i corpi celesti, in orbita alla forza di gravità del Sole, 8 pianeti, rispettivi satelliti naturali, miliardi di corpi minori, tra cui asteroidi, comete e polvere interplanetaria. E qua si rivedono, diciamo, un po' il Sole, 4 pianeti rocciosi interni, la fascia principale degli asteroidi. Non so se c'è il laterino qui dietro, non lo posso sempre, perché io vedo di... Eccolo qua, ce l'ho già. Ecco, si vedono molto bene. In ordine di distanza dal Sole, ma comunque lo sapete, vedete ci sono Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. A metà poi del 2008, 5 o 10 del sistema solare sono stati classificati come pianeti piccolissimi, pianeti nani, situati nella fascia degli asteroidi, ed altri 4 corpi situati al di là dell'orbita di Nettuno e di Plutone. Qui praticamente dice come avvenne, come ha avuto origine il sistema solare. Si ritiene che appunto che il Sole e i pianeti si siano formati da una nebulosa di gas in contrazione circa 4,6 miliardi di anni fa. Contemporaneamente questa contrazione avrebbe causato un forte aumento della velocità di rotazione della forza centrifuga di tutto il sistema. La nube si sarebbe appiattita assumendo un aspetto simile al un disco rotante intorno al Sole. Qui possiamo andare avanti, ecco qui le immagini. Allora, qui una domanda, dice, ma come mai, se il Sole è così lontano, perché fa così caldo? Perché fa così caldo se è così distante? E qui la risposta, la distanza della Terra dal Sole non ha niente a che fare con le stagioni, rispose questo astronomo di Chicago, ma l'alternanza di primavera, estate, autunno, inverno, diciamo quindi, questa alternanza è invece dovuta alla inclinazione dell'asse orbitale terrestre. I primi voli, ricordiamo, voi non potete ricordare, comunque Yuri Gagarin, il russo, erano gli anni della guerra fredda, praticamente, tra sovietici e americani, erano gli anni completo mondo ateistico della concezione sovietica. Per cui le prime cose che lui disse, fra le tante cose, dichiarò che non vedeva questo Dio. Mi hanno detto forse che sarei andato, avrei visto Dio, avrei visto qualcosa. In realtà sono arrivato qui su, l'ho visto, vedete in inglese, ma non vedo questa cosa. Poi nel congresso americano John Kennedy disse, si impegnò e ci riuscì, dice, noi dobbiamo fare in modo, questa nazione si deve impegnare a raggiungere il risultato di mandare un uomo sulla Luna e farlo tornare in sicurezza entro la fine di questo decennio. E cosa che infatti si verificò, perché lo disse a maggio del 61, e nel 69 praticamente, Apollo 11, l'Aquila è atterrata, ricordiamo tutti, no, voi non potete ricordare, è un piccolo passo per un uomo, ma un passo da gigante per l'umanità. Qui per farvi capire la grandezza, diciamo, delle macchine più complesse mai costruite, decolla come un razzo lo shuttle,
vola in orbita nello spazio come un satellite e atterra come un aeroplano. L'ambiente spaziale giustamente presenta anche degli inconvenienti, ed è molto importante che gli astronauti al rientro dalla Terra siano poi sottoposti a tutti gli accertamenti nel settore della medicina aerospaziale, prima di ritornare a capire che sono non più in assenza di gravità, ma sulla Terra. L'ambiente spaziale quindi è molto radioattivo, contiene raggi cosmici galattici, quindi protoni, particelle alfa, quindi nuclei di elio, nuclei pesanti, e delle energie che arrivano fino all'ordine dei giga elettronvolt, unità di misura. Qui è ipotizzabile, sentivo l'altra sera proprio il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Battistoni, due sere fa, che ipotizza anche lui un viaggio su Marte, non so quanto, comunque ipotizza che ci sarà, forse tra 10 anni, tra 20 anni o anche prima. Non esiste comunque ad oggi, si è creata una barriera efficace alle radiazioni cosmiche e solari nello spazio. Già questo tipo di radiazioni alle alte quote, per i Boeing che fanno viaggi intercontinentali, costituisce un grosso problema per l'equipaggio del volo, tant'è che sono sottoposti ad accertamenti dopo aver fatto, devono fare dei riposi abbastanza lunghi per poi poter fare un altro volo intercontinentale. Le leggi di Cavallo, queste le conoscete perché le avete studiate in fisica, sono praticamente le 3 leggi famose. La prima legge dice che tutti i pianeti si muovono su orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei 2 fuochi. Questa è la prima legge, diciamo, l'orbita ellittica, qui ve l'ho descritta bene, vedete? La seconda legge è praticamente la legge delle aree. Il segmento che collega un pianeta al Sole descrive o spazza in termine fisico area uguale in tempi uguali. E quindi area uguale in tempi uguali significa che se noi andiamo a vedere la derivata dell'area fatta rispetto al tempo, questa è costante. E poi la terza legge di Kepler, la legge delle armoniche, la chiamerei io, il quadrato del periodo di qualunque pianeta è proporzionale, secondo una costante K, al cubo della sua distanza media dal Sole. Vedete? Qui fa vedere sempre la legge in forma grafica. La seconda legge che abbiamo visto afferma che il pianeta si muove più lentamente quando è lontano dal Sole, quindi all'apeio, e più rapidamente quando è vicino al Sole. Le leggi di Kepler sono state confermate in maniera sperimentale, tuttavia ci vogliono moltissimi anni prima che ne potessero conoscere le cause, e si è dovuto aspettare Newton per avere poi il quadro completo della teoria, la legge della teoria meccanico gravitazionale. Quindi io ho scritto: abbiamo decollato, forza ragazzi, siete il futuro sempre con voi. E poi ho ripetuto quella frase che vi ho detto prima: classico è colui che ha l'impressione di essere irradiato dal Sole di Omero, o Van Gogh, voi ragazzi siete irradiati di più del Sole di Omero, il vostro è e sarà sempre il Sole dell'amore, aggiungerei al cioccolato. Ok? Adesso, per mantenerci un attimino, ecco qua, un attimo solo, ho preso quello che dura di meno, guardiamolo con attenzione. È stato girato qui al Criscappel. Con un immenso osservatorio planetario, il liceo Criscappel College di Anzio apre le porte allo spazio in una giornata uggiosa. Le immagini della Terra vista dalla Stazione Orbitale Internazionale scorrono sullo schermo davanti agli studenti del corso di astronautica in classe. Il progetto, giunto al suo secondo anno di vita,
nato dal protocollo d'intesa tra Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma e il CRISCAPPEL, e sapientemente coordinato dal tenente generale e ingegnere Antonino Iaria. E chi meglio avrebbe potuto condurre i giovani liceali tra le meraviglie dello spazio se non la giovane tenente e pilota Samantha Cristoforetti, prima donna italiana ad essere entrata nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Oltre ad essere una donna di grande preparazione, il cui curriculum lascia ben intendere quanti sacrifici e quanta costanza e devozione abbia profuso nella sua crescita professionale, la Cristoforetti è anche donna di grande semplicità, tanto che la prima cosa che vuole dire agli studenti intervenuti è: io sono un'allieva come voi. E lo ha dimostrato scegliendo un linguaggio accessibile ai giovani, fatto di ironia e capacità di coinvolgimento, sebbene stesse raccontando i dettagli tecnici del corso di addestramento di base, da poco concluso a Colonia, in Germania. Nella platea, ad ascoltarla in un religioso silenzio, c'erano professori e impiegati del liceo Anziate, la preside Perla Pignon e, un'altra donna di grande preparazione, l'ingegner Chantal Cappelletti, già conosciuta dai ragazzi del progetto, immancabili coniugi Cappelluti e sottovivente di questo liceo, grazie ai quali ogni anno viene offerta la possibilità ai propri iscritti di confrontarsi con argomenti e pratiche che di certo e purtroppo esulano dai programmi ministeriali. L'intervento della Cristoforetti si è concluso con le parole dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Anzio, Marco Di Villano. Se non ci fossero persone disposte a superare i limiti, ha detto, non saremmo neppure andati oltre la gravità. E a proposito di superamento dei propri limiti, sentiamo proprio Samantha Cristoforetti. Forse è addirittura più importante che superare il limite, se non altro forse il problema del superamento del limite, perché poi di fatto può darsi che il limite sia oggettivamente non valicabile, però penso che l'atteggiamento dovrebbe essere quello comunque della ricerca. Se c'è un obiettivo e c'è un ostacolo, insomma, se non altro la ricerca di una strada alternativa. Io sono sempre abbastanza possibilista, penso che ci sia un'abbondanza di possibilità e di strade, quindi di fronte ad un ostacolo spesso è soltanto questione di non cadere nella trappola della passività o del cercare, insomma, una giustificazione all'esterno, ma di chiedersi, insomma, dove sono le altre strade, dove sono nascoste, magari anche solo avere l'umiltà di guardarsi intorno e vedere se qualcuno può dare una mano, perché spesso magari un limite è per noi, se vogliamo per forza farcela da sola, ma poi basta magari chiedere aiuto e un limite non è più un limite.